buongiorno e benvenuti a questa puntata speciale di Training One Me. Sapete, questa piattaforma che Mitsubishi Electric ha adottato da qualche anno per raccontare di normative, per raccontare, diciamo così, di quello che è il mondo della climatizzazione senza ovviamente avere scopi commerciali, senza avere riferimenti commerciali. E oggi, come avete visto dalla locandina, come avete visto dall'invito, è un incontro un po' particolare perché per la prima volta il Training One Me di Mitsubishi Electric ha degli ospiti, due ospiti davvero molto importanti che vado a presentarvi subito, che sono il presidente di AICA, l'ingegnere Filippo Guidato. Ciao Filippo e benvenuto. Buongiorno a tutti. E il segretario generale di AICA, l'ingegnere Luca Pitera. Ciao Luca, anche a te benvenuto. Grazie. Benvenuto. Come avete visto, sarà questi 45-50 minuti che solitamente trascorriamo assieme. Oggi li vogliamo dedicare a un argomento estremamente importante che è la modifica, quella che è la possibile modifica del regolamento F-Gas. Sapete che da qualche mese ormai è in atto a livello di Unione Europea un dibattito sia tecnico che politico, che dovrebbe portare all'introduzione entro, si dice, la prossima estate o nel peggiore dei casi o nel migliore dei casi, adesso vedremo tra poco quale aggettivo usare, entro la fine del 2023, un nuovo regolamento F-Gas. Quindi che cosa faremo oggi? Faremo un po' il punto della situazione, vedremo qual è la situazione attuale, vedremo quali sono le proposte che l'Unione Europea e due commissioni in particolare hanno proposto proprio in questi giorni, esattamente il 2 di marzo è stata fatta l'ultima votazione parziale ovviamente su questo tema e ovviamente discuteremo con i nostri ospiti di questo argomento che, come sapete, è un argomento estremamente centrale, estremamente caldo non solo per il mondo per il mondo della produzione, di cui ovviamente la nostra azienda fa parte, ma anche ovviamente per il mondo della progettazione, per il mondo dell'installazione e anche della manutenzione. Cambiare eventualmente o cambiare le regole del gioco del regolamento F-Gas vuol dire cambiare tutti questi aspetti. Ho detto bene, Filippo? Sei d'accordo su questa introduzione o mi sono dimenticato qualcosa? No, ma io sono d'accordissimo sull'introduzione. Poi bisogna vedere come la sviluppiamo perché il tema è molto molto caldo nonostante si parli di refrigeranti. Adesso lo sviluppiamo. Bene, allora, intanto se Valentina mette la slide iniziale, noi ci alterneremo tra slide e immagini in primo piano. Questa è appunto l'introduzione, vedete, revisione del regolamento F-Gas, situazione attuale e scenari futuri. Quindi questo è quello che faremo oggi pomeriggio. Anticipo già che le poche slide, perché oggi l'obiettivo non è quello di fare un corso di qualcosa, ma più che altro di fare una chiacchierata, un piccolo talk su questi argomenti. In ogni caso le slide in PDF sono già caricate nell'area professionisti, quindi laddove vi siete registrati per partecipare all'evento di oggi pomeriggio, potete già, o meglio, non fatelo adesso, ma magari fatelo al termine dell'incontro, scaricare il PDF con queste slide che sono fondamentalmente una traccia. Io sono partito, Filippo e Luca, da questa slide che dal mio punto di vista è molto significativa perché mette un po' insieme quello che sta succedendo. Quindi abbiamo una serie di direttive, di normative che sono, dal mio punto di vista, tutte estremamente centrali. Vado in senso anti-orario partendo dall'F-Gas, quindi possibile regolamento, modifica del regolamento F-Gas, Repower EU nata per diminuire la nostra dipendenza dai combustibili fossili durante la guerra, la Russia, vi dicendo, Fit for 55 che riguarda il mondo delle rinnovabili, l'RP che riguarda l'efficienza delle macchine, quindi noi produttori dobbiamo produrre macchine sempre più efficienti perché l'RP ce lo impone. REACH, andiamo su quello che è, diciamo, l'aspetto più sostenibile ambientale dei componenti, tutte cose estremamente, come dire, condivisibili. Luca, comincio da te, ma che tante volte vanno un po' in contrapposizione l'una con l'altra, non so se sei d'accordo. Sì, sono in contrapposizione, ma in realtà hanno anche un filo conduttore, perché tutte hanno un obiettivo che è quello di decarbonizzare, quindi ragionare su un valore di CO2. Five si impone il 55% di riduzione dei gas climalteranti. Il discorso del Repower EU può essere legato a non fossilizzarsi su una fonte fossile che, come dire, prodotta da un unico paese, che è la stessa cosa che però sui fluidi refrigeranti, quando tu li scegli devi stare anche attento a non fare le stesse scelte e quindi nella scelta non andare a finire poi in un monopolio. Quindi il problema è che gli obiettivi sono stringenti, il tempo ormai è scaduto,
E quindi questo è anche un po' il perché le commissioni, il trilogo, si stanno accelerando questo processo che però deve in qualche modo, sono tanti aspetti legato alla direttiva F-Gas, l'RP, efficienza, che però ha anche impatti sulle emissioni, il Repower EU, edifici, la nuova EPBD proprio che si pone, perché è un impatto globale e quindi ogni tassello in realtà fa la sua parte. Quindi l'importante però è che tutti questi tasselli vadano, che hanno la stessa visione, però gli strumenti siano gli stessi, che vadano nella stessa direzione. Assolutamente, possiamo tornare appunto a vedere anche quello che abbiamo preparato nelle prossime slide. Quello che dicevamo appunto, quello che diceva adesso Luca Pitana, è proprio questo, di cercare di trovare il denominatore comune, no? di questi cinque aspetti. Devo dire che come produttori qualche difficoltà ci può essere, no? Perché queste cose, adesso lo vedremo con degli esempi pratici, possono a volte andare un po' in contrapposizione. Penso all'RP, che è una normativa uscita, diciamo ormai da qualche anno, una direttiva meglio, che impone a noi costruttori dei limiti minimi di efficienza per poter non avere le macchine incentivate come pensiamo, no? Con super bonus vari o conto termico vario, ma semplicemente per poterle commercializzare. Quindi questa è un'asticella, quella dell'RP, che effettivamente si alza sempre di più. Ma torniamo all'F-Gas. Quindi la situazione attuale, ripeto, faremo una foto iniziale, poi andremo a vedere che cosa sta succedendo in queste ore a Bruxelles. Noi sappiamo che il regolamento F-Gas 517 del 2014 prevedeva, o meglio prevede ancora, una riduzione, vedete, progressiva delle quote di HFC interni di tonnellate di CO2 equivalenti, quindi quei numeri o comunque quelle percentuali che vedete sono riferite alle tonnellate di CO2 equivalenti, che dovrebbe portare al 2031 una riduzione di circa l'80% rispetto alle quote che c'erano nel 2015. Questa è la situazione ad oggi. Non ci sono dei bandi diciamo particolari che riguardano il mondo della climatizzazione, ce ne sono stati alcuni già entrati in vigore che stanno toccando il mondo della refrigerazione, ma per quanto ci riguarda, vedete, l'unico ad oggi bando vero e proprio, l'unico, meglio, divieto vero e proprio è quello di utilizzare, diciamo, per piccoli chiller e per piccoli split, scusate, gas che abbiano GWP superiore a 750. Stiamo usando ormai l'era 32 tutti quanti, quindi è un problema. Questa è la situazione, vedete, la freccia rossa ci indica esattamente dove siamo tra il 2022 e il 2023, quindi insomma questa è la situazione. Alla fine di quest'anno ci dovrà essere un ulteriore scatto, un'ulteriore, diciamo, riduzione delle tonnellate di CO2. Che cosa ci dice questo grafico? Ci dice che noi produttori abbiamo dovuto in questi anni, visto che la curva delle vendite fortunatamente e obbligatoriamente ha una tendenza inversa rispetto a questo grafico, per rispettare questo grafico, per rispettare queste quote, trovare dei gas che abbiano un GWP, quindi un potenziale di impatto sul riscaldamento globale più basso rispetto a quelli che abbiamo avuto. Questa è la situazione attuale. Quello che sta succedendo invece è quello di cui appunto vi vogliamo raccontare oggi, è questo, ovvero del 5 aprile dell'anno scorso, vedete, proposta di revisione 5 aprile 2022, la Commissione europea pubblica la nuova proposta di regolamento. E da lì inizia come dire, una discussione che coinvolge un po' tutti gli attori, quindi i cosiddetti stakeholder del nostro mercato, quindi associazioni di categoria, ovviamente governi, ministeri che stanno portando avanti le proprie ragioni. Però diciamo il calcio d'inizio è arrivato proprio il 5 di aprile del 2022. Ancora un po' di cronaca, poi ovviamente andremo al dibattito, ma è doveroso una sorta di scheda iniziale per capire come ci stiamo muovendo. Questo grafico ci mostra cosa? Ci mostra, vedete, qui stiamo usando delle slide di Assoclima. Assoclima, per chi non lo sapesse, è un'associazione di categoria che mette assieme tutti i produttori italiani di sistemi di climatizzazione, fa parte di Anima, di Confindustria, quindi è un'associazione assolutamente prestigiosa e riconosciuta. Quindi ho tratto, essendo noi ovviamente come Mitsubishi Electric aderenti ad Assoclima, ho tratto alcune slide da alcune presentazioni in modo tale da poter, come dire, essere anche da un certo punto di vista usare dei dati estremamente ufficiali. Vedete, qui quello che vediamo è quello che è la prima proposta della Commissione. Vedete in blu più scuro, dimentichiamo un attimo adesso la curva rossa che è l'emendamento di Kigali, stiamo sulle due blu e quella un po' più azzurrina, chiara, turchese. Vedete, l'attuale regolamento F-Gas
prevede una diminuzione di tonnellate di CO2 equivalenti secondo la linea blu. La proposta della Commissione, guardate, è quella sotto, quella in turchese, in azzurro chiaro, e già questo Filippo ci dice qualcosa di importante, perché se già fosse questa la proposta, vorrebbe dire un giro di vite, no? Eh sì, perché un ragionamento che una persona potrebbe fare guardando il grafico che avevi presentato 2 slide fa è che il grosso del lavoro è stato fatto, cioè il grosso della riduzione percentuale, quindi come importanza e quantità del problema da affrontare, è stato fatto tra il 2017 e il 2018. Allora uno potrebbe pensare, ma visto che le riduzioni percentuali progressive sono inferiori, possiamo farcela. In realtà no, in realtà non è così semplice. Perché questo discorso, il discorso relativo alle quantità di CO2 dei refrigeranti, sono relative alle quantità globali di CO2 del refrigerante. Non è semplice per 2 motivi. Il primo è questo, cioè il fatto che i refrigeranti sono diversi macchina per macchina, sono diversi per tipologia di applicazione. Esistono delle applicazioni che sono in fortissima crescita, penso a tutto il mondo del condizionamento data center, ad esempio tutto il mondo IT è in fortissima crescita, cresce molto più velocemente del resto del mercato. E quello è un problema a sé. Secondo problema sono le macchine alta pressione, le macchine bassa pressione, anche lì c'è una differenziazione del refrigerante. Quindi se quello che ho potuto ottenere tra il 2017 e il 2018 è stato lavorare su alcune macchine, adesso non posso più esimermi da lavorare anche su tutte le altre macchine. Quindi c'è una complessità relativa all'applicazione e alla scelta del tipo di refrigerante per ciascuna delle diverse applicazioni. Quindi Filippo, se torniamo sul grafico, Valentina, se ci rimetti un attimo l'ultimo grafico, andiamo a rivederlo un attimo perché è estremamente interessante. Eccolo qui. Quindi significa quello che sostanzialmente noi lo stesso valore che avremmo dovuto ottenere con diciamo, con l'attuale regolamento F-Gas, che era del 2027, lo dobbiamo ottenere molto prima. E questo vuol dire andare a dare un giro di Quello vite che dovevamo veramente fare al importante. 2027 dovremmo ottenere l'anno prossimo, Esattamente. quindi dare un'accelerazione di 3 anni. Allora, il secondo aspetto importante della questione è che, ma magari lo vedremo anche dopo, lo approfondiremo, è che non vorrei che ci focalizzassimo sull'indice sbagliato, cioè parlare solo di GVP può essere un approccio incompleto al problema dal punto di vista ambientale. E questo è giusto che ICAR, ad esempio, lo sottolinei. Anche era un'associazione culturale, quindi culturalmente sottolineiamo il fatto che c'è anche qualcos'altro da dire, non c'è solo il GVP per quello che riguarda i refrigeranti. Certo è che quello che viene richiesto dalla proposta della Commissione europea è pesantissimo per l'industria e richiede dei tempi di reazione estremamente rapidi che possono avere delle conseguenze Adesso lo di vediamo. reazione. Quello che tu hai aperto è l'argomento di oggi. Quindi andiamo proprio a vedere e a dare, come dire, un nome e un volto ai dati che tu adesso hai già, di cui hai già accennato. Ecco qua, questo è un po', il tema. Okay? Quindi quando noi parliamo di emissioni, vedete, globali o comunque di effetto serra, non dobbiamo dimenticare che abbiamo due tipi di emissioni, un'emissione diretta e un'emissione indiretta. E quindi, come vediamo da questi dati, in realtà noi ci stiamo focalizzando, questo che ci abbiamo usato adesso è molto, molto importante, su un aspetto, quindi su una faccia della Luna, che è quella dell'emissione diretta, no Luca? Esatto. Dimenticando che però se per caso un gas, per caso, sottolineo per caso con un po' di ironia, dovesse avere un'efficienza più bassa, un gas nuovo, più bassa di un gas attuale, sì, certo, faremmo, come dire, del bene all'ambiente dal punto di vista diretto, ma potremmo fare Potrebbe qualcosa di tornare negativo. indietro a livello, perché poi ricordiamoci sempre che hai perfettamente ragione, perché è un effetto globale. Quindi io non devo sempre guardare quello che succede localmente. Ma se io emetto qua o emetto in un'altra città del mondo, l'effetto a livello globale è lo stesso. Quindi il discorso di focalizzarsi solo sul GVP, che è le emissioni dirette, potrebbe non essere, come diceva prima Filippo, la scelta giusta. Bisognerebbe fare un passo indietro, allargare il campo visivo e dire forse il TEWI, che è l'indicatore che parla quindi dei due approcci, perché se io vado a scegliere, come dicevamo, una soluzione che può essere una soluzione temporanea, una soluzione definitiva o un qualcosa che però mi fa tornare indietro, perché alla fine dal punto di vista delle emissioni può,
una soluzione che mi permette di abbattere, stare dentro un regolamento, ma nello stesso tempo vado a, con un'efficienza più bassa e di conseguenza le emissioni generate da questa efficienza, perché consumo più energia primaria, e quindi poi dipende anche, poi c'è tutto un discorso sulla certificazione d'origine, sulle tipologie di energia che Ma il utilizzo. concetto Però è il questo, se concetto è sì, che certo. sostanzialmente per fornire la stessa quantità di energia, lo stesso effetto utile, ho un impatto che nel totale, guardando a livello globale, è maggiore. E perché Filippo, secondo te, questi aspetti che sembrano a noi così, come dire, logici di buon senso, no? Quello che stiamo dicendo credo che sia molto condivisibile, fanno fatica ad essere, come dire, recepiti da poi queste cose, adesso lo vedremo che cosa sta proponendo la Commissione Europea tra qualche istante. E poi le devi in qualche maniera legiferare. Allora, anche in questo caso è difficile dire un qualcosa che sia definitivo e assoluto, perché ci sono dei problemi anche nell'applicazione del TEUI, ad esempio, nella normazione del calcolo del Total Equivalent Warming Esatto, Impact. bravo, ti volevo Sì, dire infatti. se spiegavi l'acronimo. Mettere insieme questi due fattori, il fattore diretto e il fattore indiretto, che mediamente pesano il 37 e il 63%, questo lo pesano sul paniere totale delle apparecchiature per la refrigerazione. Ma quanto pesano nello specifico, ad esempio, su macchine per il condizionamento domestico? Quanto pesano sulla refrigerazione di tipo industriale o commerciale? Quanto pesano sul condizionamento dell'aria del terziario, ad esempio? Sono macchine che funzionano per un numero di ore molto diverso, significativamente diverso l'una dall'altra. Ecco che la precisione nella determinazione del TEWI, questo Total Equivalent Warming Impact, dovrebbe essere molto elevata per fare dei calcoli affidabili. Ma non è così precisa neanche, e lo vedremo magari in seguito, la determinazione del CVP. Non siamo completamente d'accordo neanche sulla determinazione del CVP, quelli che sono gli orizzonti da vedere. Per cui sapere quale modalità di calcolo, una modalità di calcolo esatta di questo TEWI, o più precisa, declinata per il diverso tipo di apparecchiature, sarebbe fondamentale per una valutazione che fosse completa. Abbiamo fretta, sottolineava Luca prima, abbiamo fretta, il tempo è scaduto, c'è bisogno di arrivare velocemente a delle soluzioni. Scegliere la via più semplice, la via più semplicistica, Andare perché sul questo GDP, non è neanche, cercare un numero. e guardare solo il GVP sembrerebbe la soluzione più facile, no? Taglia la testa al toro, però considera tutte le macchine come uguali, ragiona sul medione. A me piace ragionare nello specifico o per categorie, provenendo anche dal mondo della consulenza in ambito industriale, un po' di quello che è il mondo della climatizzazione lo conosco, della refrigerazione pure, quindi Sì, no, è tutto uguale, c'è non è un tutto uguale, assoluta, quindi assolutamente. è più semplice fare Ma cosa? questo è un tema molto centrale, perché invece staremmo andando, uso ovviamente il condizionale, verso questo medione. Allora, vediamo un po' adesso un po' di numeri. Allora, cosa è successo? Vedete, questa è la prima proposta, adesso qui non so se riusciate a vedere la parte destra, ma è meno importante, la parte destra solo per capire che quello è il testo originale diciamo, della proposta di Commissione Europea, nella sinistra a suo clima lo ha, come dire, lo ha tradotto in italiano, oltre che in italiano, insomma, in un modo leggibile. Quindi, quale sarebbe la proposta della Commissione? Allora, la proposta della Commissione dice, parto da sotto perché è un po' un crescendo da sotto. Vedete, sistemi split con capacità superiore a 12 kW devono essere bannati, come dicono loro, quindi ci sarà il divieto di usare per questo tipo di macchine gas dal 1 gennaio 2027 che abbiano un GVP superiore a 7,50. Sistemi con split invece di tipo residenziale, quindi sotto i 12 kW, addirittura il limite si sposterebbe, e uso, ripeto, sempre il condizionale, perché tutto quello che vi stiamo dicendo oggi, lo vorrei chiarire, sono tutte ancora delle ipotesi, è una cronaca ad oggi, quindi non vorrei essere frainteso, questo dobbiamo dirlo in maniera molto chiara. Quindi, fino al 2027 ho uno split in casa, quello split dovrebbe avere un GVP, il gas, diciamo, con GVP inferiore a 150. Se guardate la prima riga di questa proposta, è quella un po' più preoccupante, ovviamente per il mondo dell'industria, perché direbbe, attenzione amici, dal 1 gennaio 2025 i plug-in e self-contained, che sembrerebbero essere rooftop, chiller, pompe di calore, polivalenti, cioè le unità cosiddette package,
Anche qui ci sarebbe il limite del GWP 150. Ricordo sempre che i gas che oggi noi attualmente usiamo ad alta e a bassa pressione, quindi se parlo di bassa pressione parlo tendenzialmente del 134A e di tutti i suoi equivalenti, 513A, fino ad arrivare agli HFO che hanno un GWP sicuramente molto basso, ma hanno anche delle rese più basse in termini assoluti. Tutti questi gas per poi andare nell'alta pressione, quindi 410, chiamiamolo il vecchio gas, R32, 454B e via dicendo, sono tutti gas che hanno, ripeto, tolti gli HFO, GWP decisamente superiore a 150. Quindi questo, Filippo, vorrebbe dire che le aziende, secondo questa proposta, dovrebbero in tempi non brevi, brevissimi, cambiare tutto. È una cosa, secondo te, possibile? So che è una domanda retorica, dovresti parlare tu a noi. Secondo me, allora, la mia testa mi dice che non è possibile e poi spiegherò anche perché forse non è nemmeno sensato fare questo processo così veloce. Stiamo assistendo oggi a una sorta di capriola. Cioè, all'inizio, nel 18, fine 1800, la refrigerazione era fatta con i refrigeranti naturali, anche gli idrocarburi. Se ne parlava in diverse occasioni, se ne parla in diverse occasioni, il propano c'è quasi sempre stato nella storia della refrigerazione. Poi, ad un certo punto, ci siamo trovati con i refrigeranti sintetici che risolvevano alcune questioni e rendevano sicura l'applicazione distribuita della refrigerazione. E grazie ai refrigeranti sintetici, se abbiamo il climatizzatore a casa, tutti, se abbiamo tutti un frigorifero, è grazie al refrigerante sintetico. Adesso ci stiamo accorgendo da una trentina d'anni che questa cosa non funziona più, dobbiamo migliorare i refrigeranti. Trovare il refrigerante che abbia tutte le caratteristiche migliori non è possibile, bisogna rinunciare a qualcosa. Bisogna rinunciare a qualcosa, in particolare sembra, vista quella che è la tendenza, che bisogna rinunciare alla sicurezza dal punto di vista del fuoco. Per rinunciare a questa sicurezza assoluta che c'è con alcuni refrigeranti alogenati sintetici, Cosiddetti A1. i cosiddetti, sì, no, sì, certo, con i Sì. refrigeranti A1, rinunciare a qualcuna di queste sicurezze ci può portare a una migliore compatibilità ambientale. È chiaro che le cose stanno cambiando molto velocemente, cioè ogni anno escono compressori sempre più piccoli, oggi addirittura stampati in 3D, che consentono di ridurre abbondantemente le cariche di refrigerante all'interno delle macchine. Compressori sempre più piccoli, sempre più veloci, che sono in grado di elaborare portate di refrigerante sempre maggiore. Tutto questo per ridurre le cariche di refrigerante. Perché? Perché così ne riduco potenzialmente il rischio. Dall'altra parte, ricordo anche che abbiamo il gas in casa in Italia. Quindi il corpus normativo nel tempo si è adeguato e ha reso le norme sicure per realizzare, per esercire e per costruire gli impianti. Quindi io sono positivo sul fatto che il cambiamento sia possibile. Sono molto prudente però sul fatto di dire che è necessario o che è fondamentale farlo in 2 anni piuttosto che in 4. Anche perché questi sono regolamenti europei. All'interno di non sono i regolamenti che modificano le politiche climatiche globali. Noi saremo il motore per questo cambiamento, ma il motore di un cambiamento che, ripeto, dobbiamo porci con molta onestà la questione del fatto che sia possibile e che sia una garanzia di successo passare così velocemente a refrigeranti nuovi. Adesso vediamo anche Anche perché, scusami, aggiungo l'ultima cosa, non abbiamo un ventaglio così ampio di questi refrigeranti. Cioè, il ventaglio No, ci sta certo. rincrescendo dei Infatti, refrigeranti. adesso ne parliamo, cioè non abbiamo più una possibilità di poter scegliere in un paniere, anzi, com'è Luca, tu oggi fuori onda parlavamo, no, di questo studio, si Sì, parlava, Luca tu parlava te di uno lo studio ricordi? del MIST dove, proprio perché si diceva di non fare lo stesso, di scegliere, trovare quelle che erano le possibili soluzioni, andando a scegliere tutte le criticità che ci sono, quindi fiabilità, tossicità, eccetera, eccetera, da un paniere di 8 milioni di possibili gas, adesso poi che potevano essere utilizzati, eccetera, andando a mettere tutte le condizioni al contorno, si scendeva a una ventina più o meno adesso. Quindi, non, prego. Cioè, quindi alla fine le scelte non è che possiamo, cioè sarà una scelta molto difficile perché poi le macchine sono quelle, e poi aggiungo, senza c'è bisogno anche di un'accelerazione del mondo normativo. Perché mondo, normalmente questi due binari
non viaggiano alla stessa velocità. Quindi ogni tanto il mondo normativo fatica e passa dietro, e visto che questo è un regolamento, e quindi non è una direttiva, e quindi la direttiva ti dà un ampio respiro, esce, e poi uno Stato membro deve recepirla. Il regolamento viene pubblicato in Gazzetta Europea e alla data di pubblicazione, cioè di entrata in vigore, entra in vigore su tutto il territorio comunitario. Questa è la grossa differenza. E secondo me dobbiamo anche stare molto attenti al comportamento del mercato, nel senso che porre continuamente vincoli e rinnovare i vincoli su una serie di applicazioni, ripeto, potrebbe far creare una reazione particolare del mercato. Guardate quello che è successo negli ultimi 5 anni alla refrigerazione commerciale, che ha detto: se continuano a cambiare i gas refrigeranti, a questo punto faccio io la scelta violenta di cambiare completamente i refrigeranti, e la refrigerazione commerciale è andata tutta sulla CO2. La refrigerazione alimentare è andata tutta sulla CO2 adesso. Bene, era il risultato che volevamo. Abbiamo fatto i conti sul total equivalent warming impact degli impianti a CO2 prima di fare una scelta di questo tipo? No, è stata una reazione del mercato dei costruttori a una serie di imposizioni che rendevano impossibile gestire il business, perché dobbiamo avere anche molto rispetto di quello che è il business che è in gioco. Ma infatti l'incontro di oggi, l'abbiamo detto in premessa, non è che deve, che, cioè non ha certamente l'obiettivo, no, di creare del terrorismo, di dire mamma mia cosa sta succedendo, ma cercando di analizzare, perché qualcosa, io dico, di quasi di storico sta succedendo per certi versi. Adesso vedremo anche le prossime due proposte, quindi torneremo sull'attualità, però è certo che c'è molta fretta in questa cosa, c'è poco tempo, e sappiamo bene che la fretta non tante volte non è che proprio sia la cosa Si migliore. sta chiedendo sempre lo stesso settore di fare il primo passo. È sempre il primo passo. Ricordiamoci che il settore, adesso da reminiscenze universitarie, il bando dei CFC è stato il primo passo quando l'industria ha cambiato per un discorso ambientale. Quindi, però, è sempre lo stesso settore che viene chiesto questo primo passo di. Assolutamente, assolutamente. Torniamo a vedere quelli che sono i prossimi step, diciamo, della proposta. Quindi questa, abbiamo detto, è la proposta di modifica, diciamo, originale. Vedete che nella parte inferiore sinistra della slide parliamo di PFAS o PFAS, adesso ne parleremo un attimo, perché c'è anche questo argomento. Quindi poi torniamo sulla proposta, ma apriamo questa parentesi, Filippo, se, velocemente su questa, diciamo, su questo acronimo che, dal mio punto di vista, è anche molto difficile come dire, da pronunciare. Quindi stiamo parlando che ci sono delle sostanze che sono i PFAS, che sono, o i PFAS, che sono delle sostanze che, come dire, fanno fatica a consumarsi, no? Ad avere una, come dire, cioè hanno una vita molto lunga. Ok, adesso la sto un attimo semplificando, tra cui Decadimento, decadimento si chiama. esattamente. Hanno un decadimento molto molto lento e rimangono, come dire, vive in maniera molto vuota per molti anni. Sono ovviamente sostanze, diciamo, che troviamo anche nella quotidianità. In questa slide abbiamo scritto appunto che il cosiddetto teflon, o comunque il materiale con cui, per esempio, le padelle, no, da cucina vengono, potrebbe essere, diciamo, se così fosse, alcuni dei gas rifrigeranti, torniamo noi, potrebbero essere classificati come PFAS o PFAS. Questo cosa significa? Significa che alcune possibilità, tipo, non so, mi viene in mente l'R1234ZE, che è un HFO usato, diciamo, nel mondo del condizionamento, in molti casi macchine solo freddo, potrebbe rientrare qui. Quindi sarebbe un'ulteriore, no, restrizione di un cuoio di bottiglia che diventa sempre più E stretto. rispondo alla provocazione con un'altra provocazione, perché ovviamente l'R1234, uno degli HFO, potrebbe essere un PFAS o PFAS, ed è tuttavia uno dei gas che andrebbero bene dal punto di vista del GWP, perché sono gas che hanno un decadimento atmosferico rapido e si decompongono in sostanze che non sono lesive dello strato, che non sono creatrici di effetto serra, Effetto potrebbero serra. avere effetto serra, però mi danno l'altro problema. Quindi ho da un lato l'effetto serra che riuscirei a mitigare con una sostanza che però quando decade genera un componente che non si scioglie e che mi inquina l'acqua. Quindi anche qui stiamo considerando
con ampiezza questo, o con la dovuta ampiezza questo tipo di problema, oppure no? Perché guardate che sembrava che fino a 10 anni fa questi HFO fossero naturalmente i gas perfetti. La panacea ultima. Più la scienza va avanti, più la tecnica va avanti, più ci si accorge che non sono perfetti nemmeno quelli. E quindi ecco che capite che, come dire, questo microscopio ci fa vedere delle cose sempre più piccole. Andiamo avanti e andiamo veramente all'attualità, cioè andiamo alle ultime settimane. Quindi, proposta Commissione Europea, aprile dell'anno scorso, questa è come dire, la proposta. Vedete queste variazioni, queste correzioni che vedete sono ovviamente volute perché ci dimostrano qual è il punto di vista della Commissione ITRE. Allora, ci sono due commissioni che stanno lavorando su questo regolamento. Una è la commissione ITRE, che sostanzialmente va a mettere insieme quello che è il pensiero dell'industria. Adesso anche qui beh, la semplifico molto, è ovviamente più vicino quindi anche al mondo di noi produttori, che come vedete vorrebbe apportare una serie di modifiche. La prima è in ordine temporale, vedete, no? 2025 cancellato, 2028. È sparita la parola self-contained, che andrebbe a indicare, appunto, come vi dicevo, le macchine monoblocco, i chiller, pompe di calore, unità polivalenti. Quindi, ovviamente, un po' pro domo nostra, io uso questo termine in qualità di azienda produttrice, ovviamente rispettando certo quella che è la direzione che l'Unione Europea ci sta dando, ma spostando un po', ripeto, l'entrata in vigore un po' più in là e soprattutto togliendo, vedete, anche nella parte sotto, dei vincoli che toccano per esempio gli split domestici, perché Filippo l'ha detto bene prima, ad oggi forse, qui lo sottolineo perché se c'è in collegamento qualche produttore di gas efficienti, anzi lo invito a scrivere evidentemente sulla chat, ad oggi non è che conosciamo tanti gas che abbiano un GWP più basso di 150, se no il famoso propano di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi immaginate, questa è comunque la proposta che la commissione ITRE, ripeto, quella che rappresenta più da vicino il mondo dell'industria, ha fatto ed è, come dire, stata approvata. L'altra, diciamo così, anima, no, di questa commissione è la commissione ENVI, la commissione ambientalista, più vicino, come dire, al mondo, tra l'altro politicamente portata avanti in maniera forte dai paesi del nord Europa che storicamente hanno una certa, come dire, tradizione, no, in questo genere di difesa dell'ambiente. Ecco, come vedete qui, se ci limitiamo per esempio alla prima riga, adesso non vorrei entrare troppo nei dettagli perché sono in continua evoluzione, ma prendiamo la prima riga come esempio, vedete, hanno anche loro concesso qualcosina perché dal 1 gennaio 2025 si passerebbe al 1 gennaio 2026, ma se notate ci sono due cose importanti. La prima è che è stata inserita la parola monoblocco, e quindi a scanso di equivoci sul self-contained c'erano state mille. Monoblocco è più chiaro. Monoblocco è più chiaro, ma soprattutto se vedete è sparita la parola GWP. Quindi Luca, cosa significa? Significa che lì andrebbero bene solo gas naturali. Ecco, e questo vedete, capite come questa è la. Diciamola, quindi. Quello che noi stiamo cercando in questi giorni di comunicare è proprio questo, che quello che si sta decidendo a livello di Unione Europea dovrebbe stare comunque, Luca, tra questi due punti. Cioè io mi immagino, abbiamo visto tre posizioni, quella dell'Unione Europea, la prima proposta, e i due, chiamiamoli, emendamenti della Commissione Ambientale e della Commissione Industria. Mi aspetto, come cittadino, che la soluzione finale, il compromesso, sia comunque dentro questo perimetro. Non credo che ci saranno decisioni esterne. Tu cosa ne pensi? È difficile da dirsi perché qui stiamo parlando del trilogo che è la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, che poi hanno i loro organi tecnici. Quindi verrà trovata una situazione di compromesso che, come per tutti i compromessi, non piacerà a nessuno. Quindi, però, per essere un buon compromesso. Però, voglio dire, dal mio punto di vista, è presumibile che sarà Sì, dentro no, diciamo questo che perimetro. ormai, visto con l'orizzonte anche temporale con cui loro vogliono uscire, non andremo fuori da queste ipotesi, quindi sarà una di queste, o comunque sono fissate le condizioni al contorno, e poi sarà una scelta all'interno di questo paniere. Barcavela, quando fai un rilievo per fare un punto nave in cui hai uno strumento che è affetto da un'incertezza di misura, devi fare tre rilevamenti di 3 punti, se tracci le rette ottieni il cosiddetto triangolo di certezza. Anche
anche a mio avviso siamo dentro a questo triangolo, cioè non riusciremo a spostarci fortemente da tutte queste posizioni. Questo è certo. Sarebbe auspicabile una posizione che ci concedesse anche un po' di tempo per ragionare bene e meglio. Guardate, nel 2021 è fatto capolino nel dizionario della lingua italiana, nel Devoto Oli, ha fatto capolino la parola eco-ansioso, che deriva un po' da... Ha fatto bella capolino questa. Nel dizionario la parola eco-ansioso. Eco-ansioso è quello che io sono da quando ho sentito parlare di effetto serra per la prima volta 30 anni fa. Allora, ero già eco-ansioso allora. Perché, nel senso, da un anno all'altro la comunità europea fa questa accelerazione di eco-ansia? Perché l'ha visto nel dizionario? Spero ben di no, chiaramente, no? Però il fatto che tutti siamo diventati più consapevoli di questo chiaramente giustifica un'accelerazione. Mi chiedo se l'accelerazione debba essere tale e mi chiedo soprattutto se l'industria sia in grado di rispondere positivamente. E per rispondere positivamente non vuol dire sia contento. Per rispondere positivamente vuol dire rispondere con prodotti validi, con prodotti testati e il corpus normativo si possa adeguare con altrettanta rapidità. Quando parliamo di propano, stiamo parlando di una serie di questioni che tuttora sono irrisolte dal mondo della prevenzione incendi, ad esempio. Ci sono delle questioni aperte su cui ragionare. E ripeto, se manca la voce dell'industria, temo che anche la voce del comparto normazione e sicurezza verrà meno. Quindi sarebbe auspicabile anche una proposta o un lavoro molto concreto per far sì che la voce dell'industria, delle commissioni che riguardano l'industria, fosse pesata con serietà. Possiamo dire che è un processo ineluttabile questo? Sì. Luca, sei d'accordo? Sì. Dopo si deve tornare là. La strada è tracciata. Dicevamo prima, no? Noi abbiamo trovato un'immagine, non so. È tracciata perché si sta andando. Se c'è una slide, scusa se ti ho interrotto, non ricordo che forse avevo messo una slide, fammela vedere, con... Ah, ecco qui, ecco, scusa, torno a questo per dire, scusa Luca, mi sono interrotto, ma è un po' la piramide di cui parlavamo prima, no? Ecco, mi ricordo di averla messa. È un po' come il trigono. Esatto. La situazione è purtroppo di dentro. Stiamo andando su, no? L'R1912 eravamo negli anni 70-80, no? Sì, stiamo andando verso, però, come diceva prima il Presidente, il corso bilancio sta andando verso l'infiammabilità. E su questo dobbiamo in qualche modo lavorare anche dal punto di vista normativo. Per esempio, i lavori che come AICAR abbiamo spinto, che però non devono essere lavori adattativi, cioè adattare uno status normativo, ma dovrebbe essere un po' la normativa, dovrebbe prendere anche una, sì, anche predittiva, volendo, per usare un termine manutentivo. Nel senso che ormai la strada, come ben detto, è tracciata. Come associazione, attraverso le nostre commissioni normative, per il comitato tecnico, abbiamo lavorato per modificare le regole assieme ai Vigili del Fuoco e assieme ai nostri soci, per modificare le regole verticali e introdurre un qualcosa che prima era gli A2, cioè il gas. Quello è stato fatto un grossissimo lavoro negli anni scorsi, per sdoganarli, no? Per sdoganarli. Adesso la soluzione, come si diceva prima, la 7129 sul gas è conosciuta. E se facciamo a livello tossicità, l'ammoniaca è una bestia conosciuta. Cioè, quindi, in realtà, come diceva anche il Presidente, il propano si utilizzava già, è una bestia più o meno conosciuta. Quindi abbiamo le conoscenze, vanno soltanto, come dire, indirizzate verso un obiettivo comune. E la normativa deve fare un'accelerazione per permettere poi ai professionisti di fare chiarezza, perché è stata fissata. Io faccio sempre l'esempio che è come salto con l'asta, cioè qualcuno mette un obiettivo che può essere la Commissione Europea, un regolamento eccetera, ma l'industria ti fornisce la tecnologia, quindi la qualità dell'asta, ma la metodica di salto e come viene data la normativa tecnica, e quindi è importante che questi tre mondi funzionino al mismo. Nel senso, perché poi termine, e che naturalmente gli obiettivi vengano anche, come dire, col tempo sviluppati, e quindi che non siano né troppo sfidanti, devono essere sfidanti perché sicuramente non devono confermare qualcosa di già esistente, ma nello stesso tempo devono essere ben ponderati.
Oh, una curiosità, so che voi avete fatto un viaggio di recente negli Stati Uniti al congresso a Cerrae, e volevo sapere che aria si respira in quel continente, cioè nel senso, tu hai detto che noi siamo ancora una volta il motore, no? Parte da noi. Come viene vissuto questo argomento? Non viene presente nessuno, ne parlano, non se ne parla? Ne parlano, ma non ne parlano innanzitutto con il livello di ansia da prestazione che abbiamo noi, perché noi dobbiamo essere i primi, noi siamo quelli fuori dai denti. Gli Stati Uniti non fanno macchine del nostro livello sulla refrigerazione, non hanno la qualità produttiva e il livello di efficienza energetica che c'è qui in questo momento. Ovviamente loro hanno le loro strategie da mettere in campo per la riduzione delle emissioni di CO2, ragionano molto in altri termini, sono molto conservatori sul tema refrigeranti. Il propano è conosciutissimo ancora negli Stati Uniti per quello che riguarda la refrigerazione, o meglio, non se ne sta parlando come se ne sta parlando da noi. Da noi se ne sta parlando, purtroppo e per fortuna, dico, come una questione imminente che arriva domani. Loro lo vedono dopodomani. Loro hanno un po' quel concetto, secondo me, che a noi farebbe bene a volte. Quando ero a scuola piaceva molto la matematica, no? Mi piaceva molto fare più passaggi in uno e qualche volta sbagliavo. La mia professoressa mi diceva: vedi, è meglio fare un passaggio in più che fare un passaggio sbagliato. Questo è un approccio americano. Da questo punto di vista, guardare le cose come le guardano loro probabilmente aiuterebbe. Certo è che questa accelerazione improvvisa, io credo, temo che la nostra industria, con il livello di qualità e di efficienza a cui è abituata, non sia in grado di rivoluzionarsi nell'arco di 2 anni o di 3 anni e cambiare completamente tutto un sistema produttivo, una progettazione di tutte le macchine, perché a questo punto non salva più niente. Certo, vabbè, da quello che abbiamo visto, vediamo forse la prossima slide, non ricordo se è l'ultima ancora, forse c'era un altro grafico che ci poteva in qualche modo aiutare, però sì, è così, dai numeri che abbiamo visto che si parte dallo split a 12 kW alla macchina da 4 MW, voglio dire, sì, l'ultima, eccola qui, è proprio quella successiva, l'avevo messa e poi arriviamo ovviamente alle conclusioni, proprio per dire, no, 1922, no, è quello che dicevamo prima. Quindi stiamo tornando un po' in questo. Luca, ma anche voi che rappresentate, come dire, la cultura, diciamo, dell'impiantistica, del condizionamento, ma anche molto, molto il mondo della progettazione. Questo che noi stiamo parlando molto da industria in questo momento, stiamo cercando di dire, cavolo, come faremo noi in 2 anni, 3 anni, no? Eventualmente, certo, lo faremo. Adesso stiamo facendo oggi dell'informazione, poi ogni azienda si sta muovendo, la nostra si sta muovendo, quindi credo che ci faremo trovare in ogni modo pronti, su questo mi sento di tranquillizzare anche chi ci ascolta, ma anche il mondo della progettazione questa cosa avrà un impatto forse. Tu sei un amante della pallavolo, volevo alzare la palla di Grazie Filippo, Luca. vai, E alzati. l'alzata che faccio per Luca è questa. Il problema del GVP, noi ce lo siamo, i professionisti se lo sono già trovati davanti nel 2017, quando Assolutamente. sono uscite le prime bozze dei decreti CAM. Esatto. Eh sì, perché il problema era nato all'epoca nel 2017 con i lavori del CAM che avevano Quindi messo criteri ambientali i minimi. criteri ambientali minimi. Come sapete, sono trasversali, quindi vanno dall'edilizia alla stampante, quindi legate alla pubblica amministrazione, quindi tutto sul pubblico. E lì c'è stata un'azione forte da parte delle associazioni di categoria, proprio perché il Ministero dell'Ambiente è molto ad alzare questi limiti, di fatto, e anche a volte, e qui è il motivo per cui le associazioni come AICAR o Assoclima o altre associazioni che possono essere di categoria o culturali devono presidiare tavoli Certo. normativi, proprio e ministeriali, proprio perché devono portare le proprie conoscenze. Lì c'era stato anche, come dire, il problema legato anche ai fluidi che non venivano usati nella refrigerazione, ma in tutt'altri comparti. L'altro, il vero problema, a mio avviso, è che come associazioni noi dobbiamo muoverci parallelamente per accrescere la cultura tecnica e quindi portare, perché l'industria, tu hai detto,
qualche modo. Sì, io penso che l'industria ce la farà. Ce la farà. In qualche modo dovrà farsi. E poi dovrà applicare. Il problema dovrà essere che ci dovranno essere regole chiare. Perché il problema che vediamo tutti i giorni, ma anche con anche voi, con i vostri professionisti e altro, è adattare poi tutto questo nella realtà, in un progetto. E quindi con le condizioni. Poi noi in Italia siamo un paese strano, in cui abbiamo molti edifici storici, molti vincoli, molti, quindi anche andare a posizionare macchine con determinate caratteristiche, con determinate distanze, eccetera, diventa sempre tutto più complesso. E quindi è bene che ci sia un, come dire, una formazione, una cultura tecnica che cresca di pari passo, in modo tale che anche il progettista, che poi il suo lavoro lo sa fare, ma deve in qualche modo progettare e non diventare un avvocato o un commercialista, come sta avvenendo adesso. Penso. Io, se avessi una sorta di sfera di cristallo, che cosa ti aspetti, ti aspetteresti? Cioè, come finirà dal tuo punto di vista? E qui stiamo, cioè, te lo chiedo più che da presidente di ICAR, come dire, da professionista del settore. Io spero con un po' di equilibrio che naturalmente verranno accettate proposte che vadano nella direzione di quanto chiede ITRE, quindi di una rinegoziazione un po' in là di alcuni termini. L'unica proposta sulla quale temo purtroppo che non ci sarà molta flessibilità, credo, sarà quella sugli split. Il tema degli split ha un livello di diffusione, di capillarità del mercato che credo non lasceranno molti, ma la comunità europea non lascerà molti margini su questo. Che paradossalmente saremmo più pensati, portati, scusami, a pensare, no, al cillerone o alla macchina da 2000 kg, certo, decine o centinaia di chili, e magari lo split c'è mezzo chilo o un chilo di gas, però se c'eri tu, il numero è... Però il numero è altissimo. Certo. Il numero è altissimo, e quindi lì secondo me sarà un po' difficile che si deroghi a quanto hanno previsto. Però sarei anche fiducioso sul fatto che i termini si possano un po' allungare per dare il tempo all'industria d'eccellenza italiana di rispondere nella maniera corretta e migliore possibile a questo enorme sforzo per ripensare il nostro futuro in termini di macchine per la refrigerazione. Possiamo farcela non in un giorno. Non abbiamo i tempi dell'aeronautica, ma non abbiamo neanche i tempi dell'elettronica. È comunque meccanica. Credo che siamo alla fine, e credo che quello che ha detto il presidente dell'ICA, che ho usato, sia importante, ed è forse il messaggio, no, che possiamo lasciare anche oggi. La sintesi di questi 45-50 minuti che abbiamo fatto assieme è proprio questa. Cioè, certo, la strada è tracciata, certo, abbiamo visto che probabilmente, anzi quasi certamente, indietro non si torna, però ci vuole un po' più di tempo, ed è questo, spero che, come dire, a livello anche politico, perché qui adesso sappiamo bene che queste decisioni sono molto tecniche, ma anche molto politiche. Sappiamo che ogni 6 mesi la Commissione europea cambia di presidenza e ogni Stato ha, come dire, le proprie attitudini, sfere di influenza. E quindi adesso credo che finisca il semestre, o finirà tra poco il semestre svedese, e arriverà quello spagnolo, se non ricordo male. Quindi, ecco, speriamo, ovviamente, dal nostro punto di vista, anche di industria, di trovare il giusto compromesso. Io vi voglio ringraziare moltissimo, però volevo chiudere perché Filippo è quasi alla fine del suo mandato di presidente ICAR. Volevo così, tanto per salutarti e ringraziarti, in nome anche di Mitsubishi Electric, ringraziare entrambi per la presenza, ma volevo un piccolo bilancino di questa tua esperienza che sta per terminare. Anzi, salutiamo anche il presidente, come si dice, entrante. Come si dice? Entrante. Il presidente eletto. Presidente eletto, che è Gian Claudio Zilio, che salutiamo, che speriamo di avere ospite qualche prossima puntata. Ma però volevo in chiusura un tuo piccolo bilancio di questa tua esperienza. Mi piace innanzitutto farlo online, perché io sono stato un presidente online, perché ho, diciamo, quando ho vissuto i primi 2 anni di presidenza in pandemia, l'assemblea che dove sono 2020. Entrato ufficialmente come presidente nel 2020 è stata fatta in remoto, eravamo tutti chiusi in casa. Adesso non siamo più chiusi in casa, viviamo un tempo diverso in cui sono cambiate molte cose, però il bilancio è senz'altro un bilancio positivo, e mi piace in questo momento di transizione delicato, mi piace sapere che il mio testimone passerà ad una persona
che avrà una grande visione e una grande influenza comunque sul mondo dei refrigeranti, perché insomma, è uno dei massimi esperti non solo nazionali ma internazionali nel mondo della refrigerazione, che è Claudio Zilio. Questa cosa naturalmente mi fa molto piacere. Io ho transitato, ho tenuto dritta la nave in un percorso che non è stato per niente semplice, ma che ci ha dato anche enormi soddisfazioni. I numeri che abbiamo visto per quanto riguarda l'attenzione ai nostri contenuti, che si sono sviluppati con la pandemia e che abbiamo saputo mantenere alti, ci danno soddisfazione in questo. Devo ringraziare naturalmente tutta la mia struttura, le aziende che hanno creduto nella mia presidenza, ringrazio quindi Mitsubishi, ringrazio te. Ringrazio ovviamente anche Luca Piterà, perché io, come dico sempre, sono la polvere sul tavolo. Luca è il tavolo, però, cioè, è quello che resta nell'associazione quando si dà un colpo di spugna, si toglie e si toglie la polvere del vecchio, no? Ok, no, mi è piaciuta questa metafora finale. Tu, Luca, vuoi dare il tavolo, vuoi aggiungere qualcosa? Una gamba, non so, qualcosa. No, beh, cioè, nel senso, è stato un viaggio molto interessante, cominciato in maniera imprevedibile e che in qualche modo ha accelerato. Noi siamo diventati, è iniziato e sta diventando come, noi siamo stiamo diventando un'indoor generation. Sì. Quindi poi apriamo anche ad altri temi, perché poi indoor generation non si parla solo di Certo. efficienza, No. ma anche qualità Cos'è dell'aria, ma l'aria? tanto potranno essere altri Altri temi. argomenti, ciao. Abbiamo tracciato un percorso, l'associazione, devo ringraziare sicuramente il Presidente per la fiducia accordata, perché poi come staff, come segreteria abbiamo dovuto lavorare non facilmente in quelle situazioni, ma siamo riusciti proprio come associazione culturale a fornire sia a livello di pandemia contenuti Sì, compiuti. assolutamente. E quindi Abbiamo creato molti ponti, anche devo essere esatto. sincero, da questo punto di vista. Ponti che prima non c'erano, porteremo dei risultati anche di lungo periodo, porteremo a casa dei grossi convegni nei prossimi 3-4 anni, insomma. Quindi devo dire che il bilancio è assolutamente positivo. È Positivo. stato molto faticoso all'inizio, soprattutto per una persona come me che ama comunicare, farlo sempre dietro un monitor per il primo anno. Non è stato semplice. Perché poi noi siamo un'associazione, quindi come associazione, Non dice la parola stessa. esatto, cioè il fatto di non vedersi, infatti tutti gli eventi in presenza, in realtà l'evento è il pretesto per incontrarsi, ma in realtà il convegno, il seminario, eccetera, viene prima, dopo, durante, ma. Certo. Beh, l'abbiamo fatto anche oggi online, perché ovviamente questo è il Training Web Me, devo dire che anche qui con Gaetano Parisi, con tutti i colleghi dell'ufficio formazione, Training Web Me l'abbiamo inventato prima della pandemia, quindi ecco, ci prendiamo questo merito di non essere stati, diciamo, questo appuntamento non è figlio della pandemia, ma qualcosa che avevamo pensato prima. Grazie, grazie Enrico Cusato, Presidente di AICA, grazie Grazie, Luca Piterà, grazie mille a Segretario voi. Generale. Abbiamo chiacchierato sui gas refrigeranti, vi abbiamo fatto un po' di cronaca, vi abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti, ripeto, su quella che è la situazione con le tre proposte e ovviamente vedremo cosa succederà. Voi sapete che questa è una piattaforma che nasce per informare, quindi avremo assolutamente modo di farlo nei prossimi mesi, di tenervi aggiornati. Vi ricordo ancora che la presentazione, le poche slide, ma credo comunque interessanti di oggi, sono già scaricabili da professionisti, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima volta con Training Web Me. Grazie, è stato come sempre un piacere. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao.